Dopo aver attraversato l'Australia, arrivo alle pianure fangose di Derby. Gli ultimi strascichi della stagione delle piogge stanno rendendo le condizioni atmosferiche pessime. Il lungo rischioso viaggio verso l'isola di Biggie partirà dalle acque basse e fangose dell'isola di King, nei pressi dello scalo di Derby. È ancora la stagione dei cicloni, ma fra breve il tempo dovrà migliorare. Le previsioni dicono che le precipitazioni dovrebbero attenuarsi. Ci attendono ancora settimane di esplorazioni ed un'avventura indimenticabile. I miei compagni sono Jack Nixon, cresciuto nel Kimberley, e Tom Wiggan, appartenente alla tribù di Bardi. Al calar del sole, il tempo si fa nuovamente minaccioso e cerchiamo riparo dietro l'isola di Altman. Il giorno dopo piove ancora e non ci resta che aspettare che cambi il tempo. Lentamente il cielo si schiarisce e le triglie si avvicinano all'imbarcazione. È impossibile muoversi con la bassa marea, non c'è acqua. Do un'occhiata al vicino estuario e mi accorgo che sulla costa c'è grande attività. Decido di verificare più da vicino. I grossi granchi coperti di fango con le possenti chele sono allarmati dall'intrusione. A prima vista il fango sembra privo di vita, ma il potente obiettivo rivela un pullulare di vita. Animali coperti di fango saltano fuori dalle loro tane in cerca di cibo. Questi piccoli pesci anfibi si adattano perfettamente alla vita nel fango. Le loro pinne sembrano braccia adatte a muoversi nelle pianure fangose in cerca di piccoli crostacei. Sono in grado di assorbire l'ossigeno tenendo umide le branchie. Sono estremamente aggressivi e trascorrono la maggior parte del tempo a dare la caccia ad altri animali del loro territorio. Così ricoperto di fango non sembro anch'io una creatura primitiva. Ogni 12 ore l'alta marea inonda le pianure. In poco tempo il livello delle acque aumenta di 9 metri ed anche più. La forza iniziale delle acque è sempre straordinaria ed a volte pericolosa. Chi viene colto lontano dalle imbarcazioni mentre le acque si innalzano viene travolto senza possibilità di salvezza. Lasciando alle spalle la distesa fangosa e marrone di King Sound, ci muoviamo tra le brulle isole rocciose dell'arcipelago dei Bucanieri.
Sull'isola di Kulan giace un relitto di una barca per la pesca dei gamberetti. Viaggiamo sui mari calmi lungo la pittoresca costa del Kimberley. La dieta base è costituita da pesce fresco. I piccoli squali creano qualche problema quando si impigliano nella rete. In questo caso abbiamo preso qualcosa di veramente grosso. È un pesce sega. È ancora vivo, sicché Tom e Jack si adoperano velocemente per liberarlo. Appartenenti alla famiglia delle razze, queste strane creature possono svilupparsi fino a raggiungere oltre 7 metri. Si raccontano storie di pesci sega che hanno tagliato uomini in due con un possente colpo trasversale. A dire il vero, la spada viene normalmente impiegata per rastrellare tra banchi di pesci. Questo esemplare è completamente impigliato ed il solo modo per liberarlo velocemente è di sacrificare la rete. Un colpo di quella spada ci causerebbe terribili ferite. Il pesce sega sopravvive, ma la rete è lacerata. La mia cagnetta Jody avvista un coccodrillo attirato da tutto questo movimento. I coccodrilli sono i predatori più pericolosi della costa settentrionale e gli uomini devono stare costantemente in guardia. Il coccodrillo può attaccare in qualsiasi momento. 9 persone sono morte in Australia negli ultimi 14 anni in seguito ad attacchi dei coccodrilli. Dopo un viaggio estenuante, ci fermiamo per diversi giorni in una baia riparata e pittoresca. Fa ancora terribilmente caldo a causa dei monsoni e per questa ragione costruiamo rapidamente un riparo rudimentale. Questo tipo di capanna, che consente all'aria di circolare liberamente, è la più efficace per ripararci dal caldo soffocante. Alla fine di ogni giornata, Tom è completamente assorbito da quello che è il suo passatempo preferito: costruire boomerang da utilizzare durante le cerimonie e per combattere. Tom è un artigiano paziente e tenace. Dopo la perdita della rete, si decide di costruire una trappola per pesci, utilizzando materiali a disposizione sulla riva. Scelgo un punto all'ingresso di una piccola insenatura che si riempie con l'alta marea. Da un boschetto vicino vengono tagliati dei rami. Questi paletti vengono affondati nella sabbia umida e guardate come si costruisce una trappola primitiva ma infallibile.
Tutti assieme spaventiamo i pesci per tenerli nell'insenatura fin quando la marea si abbasserà. I pesci che si sono riparati sotto le foglie verranno arpionati. Il giorno seguente, con il sorgere del sole, siamo di nuovo in cammino diretti verso nord. Punto di Hall è il nome di questo fantastico paesaggio scolpito nella pietra arenaria da millenni di intemperie. Ogni bassa marea rende impossibile la navigazione. Lungo la costa ci sono vasti banchi corallini. L'alta marea rende l'acqua torbida e generalmente impedisce di vedere qualcosa sotto la superficie. Ma tuffandomi scopro morbidi coralli di straordinaria bellezza. Buona parte di questa costa è mal registrata sulle carte di navigazione e sono costretto ad adoperare continuamente l'ecosonda per individuare eventuali scogli. Il lontano nord-ovest è unico. I porti naturali incastrati negli scogli, i colori vivaci, le isole ed i sentieri trasformati dalla erosione fanno di questo paesaggio una delle zone autenticamente selvagge del mondo. Non ci sono né città né strade. Prima di affrontare l'ultimo tratto di viaggio verso l'isola di Biggi, devio in direzione del porto del Principe Federico per esplorare il fiume Rou. Con l'alta marea si viaggia lentamente controcorrente. I coccodrilli, incuriositi, tengono d'occhio gli intrusi. Mentre la marea raggiunge il punto massimo, le acque sembrano immobili, solo per pochi minuti. Poi, all'improvviso, come se si togliesse una spina, il fiume si svuota. Soltanto un'ora prima navigavamo questo tratto. Ora siamo completamente isolati e con l'imbarcazione messa al sicuro ci accamperemo per la notte. Ma qualcosa si sta spostando nel fango. È un grosso coccodrillo. Gli uomini e Jody dormono sulle rocce alte.
I coccodrilli ritorneranno con l'alta marea verso mezzanotte. Al sorgere del sole il livello delle acque torna ad abbassarsi. Decidiamo di fare un'escursione nella gola dove i freschi ruscelli di montagna si incontrano con le acque salate. Qui le acque pullulano di pesci. Nel giro di pochi minuti pesco un barramunda di grosse dimensioni. Poi di nuovo in viaggio verso l'isola di Biggie. Eccola, in verità è una delle meno conosciute isole dell'Australia che raramente viene visitata. Il campo base è al riparo di un albero. Di mattina siamo allarmati dalla presenza di un grosso coccodrillo, attratto indubbiamente dai visitatori. Stranamente si tira indietro e scompare. Controllo le tracce. Si è diretto proprio verso la parte superiore della spiaggia, troppo vicino al nostro accampamento per non creare problemi. Ci sono tracce di altri animali. Questo è un grande goanna e queste sono le impronte dei quoll, o gatto indigeno. Ecco una combinazione di tracce, un piccolo coccodrillo, un quoll e le sottili impronte di un pagulo. I segni più interessanti sono quelli del wallaby, il piccolo macropo delle rocce. Sono arrivato fin qui solo per vederlo. Questo è un ratto delle rocce, molto comune in quest'isola. Questi ratti sono tipici dell'Australia e non devono essere confusi con il Rattus rattus, il ratto nero. L'isola di Biggie, lunga circa 40 chilometri, è formata da pietre arenarie, divisa da profonde gole ed ampie valli. Un habitat perfetto per il wallaby delle rocce, che vive in questi crepacci profondi e scoscesi. Ben presto mi rendo conto che il wallaby deve essere molto diffuso nell'isola. C'è sterco dappertutto. Finalmente riesco ad individuarlo, ma solo per un attimo. Non demordo e vengo ben presto ricompensato. Queste sono le prime riprese del più piccolo wallaby dell'Australia. I primi abitanti dell'isola chiamavano questo animale Monjon.
Sono proprio soddisfatto e posso ritornare all'accampamento. Ben lontano dalla spiaggia, un grosso coccodrillo attende con pazienza nel caso uno degli uomini osasse avventurarsi troppo lontano nell'acqua. Cara Jody, ha viaggiato con me per 12 anni e ancora ha lo stesso entusiasmo della gioventù, anche se ormai le forze la stanno lasciando. Con l'acqua ed il carburante che vanno diminuendo, dovrò abbandonare i miei wallaby per cercare una sorgente di acqua dolce in un'isola vicina. È evidente perché da queste parti vengono poche imbarcazioni. Le acque basse pullulano di rocce che affiorano improvvisamente dall'acqua. Si trascorrono vari giorni a controllare ogni possibile traccia di acqua dolce. In una baia particolare c'è una valle profonda che si protrae verso l'interno, dove la vegetazione è più lussureggiante. Dopo una breve passeggiata, appare un bosco gigantesco ed in questa valle stretta e lunga, estremamente ombreggiata, troviamo una sorgente d'acqua. Inoltrandoci nella valle facciamo un'altra piacevole scoperta, gli ignami. È un lavoro difficile scavare per estrarli, ma vale la pena fare questo sforzo. Sono deliziosi. Un tempo costituivano il cibo principale di molti aborigeni. Tornando verso l'imbarcazione, siamo seguiti da un coccodrillo. Ma se Tom individua un pesce, dimentica ogni pericolo. Con l'arpione sbaglia raramente. Intorno all'isola ci sono delle tracce fresche. Durante la notte una tartaruga femmina ha deposto le sue uova sulla spiaggia. Purtroppo le uova sono il cibo preferito delle tribù costiere e Tom ben presto localizza il nido. Prende alcune uova, ma lascia che le altre si schiudano. Mi è stato detto che ci sono dipinti di particolare interesse in alcune grotte sul versante occidentale dell'isola. Avvistiamo una grande roccia che può aver fatto da riparo durante la stagione delle piogge. All'interno vi sono dipinti unici che sembrano testimoniare il passaggio di visitatori europei. Il primo esploratore conosciuto qui è stato Abel Tasman, che ha rappresentato la costa del Kimberley su carta nel 1644. Questi dipinti potrebbero riprodurre i marinai che fumavano la pipa, trasportavano botti per raccogliere l'acqua. Nei pressi c'è un dipinto ben conservato di un Kayara, divinità spirituale mitologica che vive nelle nubi. Gli occhi penetranti sono stati scolpiti nella roccia.
Gli aborigeni sono andati via da tempo. Restano soltanto le loro ossa dipinte di color ocra che lentamente si stanno sgretolando. Mentre sto raccogliendo la roba del campo, sento uno strano rumore proveniente dal fusto del cibo. Si tratta di un quoll. Chiamato spesso gatto indigeno, il quoll è un marsupiale carnivoro aggressivo con forti mascelle ed un cattivo temperamento. I quoll hanno riflessi eccezionali e possono infliggere dolorose lesioni ad una velocità fulminante. Mentre gli uomini sono alla ricerca di un buon punto per la pesca, una grossa manta nuota lentamente intorno. When I'm back at home, none of my mates believe me. Credetemi, amici, è incredibile la quantità di pesci che si pesca in queste acque. Ho appena preso un pezzo di spago, un amo e un bel piombino. Have a look at the watch. Do un'occhiata all'orologio, sono quasi le 4. Butto in acqua e vediamo quanto impiega un pesce ad abboccare. And I've got one on already. That's about 3 seconds. Ne ho già preso uno, ecco, sono circa 3 secondi. 4, 5, 6, 7, 8 secondi. È ricaduto in acqua, attenzione, i pesci cane. Che ve ne pare di questo pesce? Le calde acque tropicali brulicano di pesci. Jack lancia un'esca senza amo ed è sorpreso dal numero di pesci che se la contendono. Questa frenetica attività richiama gli squali. Credo di conoscere l'isola abbastanza bene e di essere in grado di sapere dove è più probabile trovare gruppi di wallaby. Mi alzo all'alba per montare e mettere a punto l'obiettivo. Il coccodrillo del posto osserva tutto quanto succede, restando allerta. Dopo il tramonto del sole, i wallaby sono ancora attivi. Che fortuna, un wallaby adulto. Al primo cenno di pericolo è fuggito, ma sembrano essere animali socievoli. Vivono in gruppo sulle rocce e sono incredibilmente agili. Soltanto nel 1978 sono stati descritti e catalogati scientificamente. Questo perché vivono in grande isolamento. Nei pressi dell'accampamento c'è di nuovo grande agitazione. È stato avvistato un wallaby. Io ho ottenuto l'autorizzazione a catturare e filmare il wallaby a condizione di lasciarlo libero. Jack cerca di afferrare il piccolo animale. Quest'aquila osserva con interesse tutte le operazioni. La giovane wallaby, soddisfatta dopo il pasto, sembra non aver fretta di andare via. L'isola di Biggie viene ancora classificata come terra della corona, ma non è stato ancora pensato di farne una riserva naturale. Speriamo che il governo agisca rapidamente. È assolutamente necessario che un paesaggio selvaggio come l'isola di Biggie venga protetto costantemente, sia dal progresso che dagli animali feroci. Jody, la mia fedele compagna, sta invecchiando e questo potrebbe essere il suo ultimo viaggio. Tieni duro, ci sono altre terre stupende da visitare e come potrei girarle senza di te?